L'allattamento al seno protegge, è l'alimento essenziale, l'alimento più prezioso e l'alimento specie specifico, per cui non c'è altro supplemento che possa comparare le qualità che l'allattamento al seno offre a ogni bambino. Incontri, dibattiti, attività informative di sensibilizzazione dedicati alla promozione dell'allattamento al seno si terranno dal 1 al 7 di ottobre anche nel territorio aretino in occasione della Settimana Mondiale dell'Allattamento al Seno che l'Organizzazione Mondiale della Sanità organizza insieme all'UNICEF. Il primo incontro sarà sabato 1 ottobre e è un incontro che avviene contemporaneamente in tutti i paesi. Sabato mattina alle ore 10 si tiene il flash mob, che è un incontro spontaneo, molto rapido, gioioso, di persone che vogliono dichiarare l'importanza di questa tematica, per cui siete tutti invitati in due piazze della nostra provincia, il Castello di Poppi e l'Ipercop di Montevarchi, in cui saranno tenuti questi incontri. Potrete presentarvi con una maglietta bianca, il vostro bambino o una bambola a simboleggiare l'importanza di questa pratica. Successivamente, ogni zona della nostra azienda presenta delle iniziative. Per quanto riguarda Arezzo, vi ricordo che mercoledì 5 di ottobre si terrà un incontro alle ore 16 presso il consultorio familiare, in cui verrà sviluppata una discussione sull'importanza dell'allattamento al seno e della gravidanza come protezione nei confronti di stili di vita scorretti, come l'abuso di alcol o di fumo, o anche nelle situazioni difficili della genitorialità precoce. In una settimana per promuovere l'allattamento al seno non possiamo parlare della banca del latte, qui ad Arezzo un fiore all'occhiello. La banca del latte fa parte di una rete regionale, di una rete nazionale di banche del latte umano donato, attiva oramai da molti anni e che segue le linee ministeriali, le linee guida ministeriali per la costituzione e per la gestione di una banca del latte umano donato, perché il latte donato deve essere un latte sicuro come prima cosa, oltre che di origine umana, quindi è un latte che viene da mamme selezionate secondo un protocollo ben preciso, ma anche analizzato, pastorizzato, analizzato di nuovo dopo la pastorizzazione e somministrato al neonato che ne ha necessità. Noi siamo una zona molto fortunata perché le mamme aretine sono delle mamme generose che donano molto. Le mamme donatrici in media in un anno sono tra le 40 e le 45. In genere i litri di latte lavorato in un anno sono tra i 320 e i 350 litri di latte. E sono tanti, considerando appunto che un bambino fa una poppata, un bambino che mangia oramai da qualche settimana 100 ml di latte, quindi tutti questi litri di latte sono davvero tanti.